Irriverenza. Soltanto se sei irriverente riesci a fare questo. Ecco, queste sono le condizioni per poter sviluppare una situazione che possa essere una situazione positiva. Salutiamo Silvi, una situazione positiva. Altrimenti vivrai una vita di merda. Perché dentro ognuno di noi, avete presente, no, la massima di Michelangelo? Cosa diceva Michelangelo? Michelangelo diceva che dentro ogni blocco di pietra c'è la statua. E Michelangelo aveva, è stata bella questa cosa che ha detto Michelangelo, no? Michelangelo ha detto che ogni blocco di pietra ha una statua dentro di sé e che è compito dello scultore scoprirla. Questo è un concetto che mi ha sempre affascinato, no? Perché anche dentro ognuno di noi c'è una persona vincente, vincente sotto tutti i punti di vista. Quando parlo di persona vincente, non parlo solo di persona che vince, diciamo, su un piano economico che ha successo, perché potrebbe essere una persona perdente. Pensate, non lo so, mi viene in mente Michael Jackson. Michael Jackson, nonostante abbia avuto un successo strepitoso, non era una persona vincente. Perché Michael Jackson diciamo, non sapeva dominare quelle che sono le sue, quelle che era il suo talento, no? Il talento l'ha dominato lui e quindi, ma lo stesso discorso era anche per Prince, ad esempio. Molte, diciamo, delle, come possiamo dire, ma pensate anche a, come si chiama, quello lì che ha fatto, famosissimo, che si è suicidato. Che ha fatto, come possiamo dire, l'attimo fuggente, Robin Williams forse, Robin Williams mi sembra, anche Robin Williams, nonostante abbia fatto una cosa grande, poi si è arreso, oppure, non lo so, nei tempi indietro anche la stessa Marilyn, che comunque era una donna molto affascinante, secondo me una delle donne più affascinanti del secondo millennio, diciamo, del Novecento, una delle donne più affascinanti del Novecento, più seduttrice del Novecento, però non è stata in grado di sedurre se stessa. Marilyn era bellissima, affascinantissima, ma no, più che bellissima, affascinantissima e seduttivissima. Ma non era in grado, però non è stata in grado di sedurre se stessa. Anche lei, diciamo, ha fatto una brutta fine. Conosco il codice dell'anima, sì, ce l'ho quel libro, ce l'avevo, sì. Consiglia, consiglia. Bravo, bravo Pippoli. Tu invece ce l'hai i miei libri, Ingegneria della seduzione, A me il cuore, please. Leggili, leggili. Anzi, leggete i miei libri anche, chi non li ha letti. Io ho scritto due libri, non lo dico mai, però ho scritto due libri, diciamo, Ingegneria della seduzione e A me il cuore, please. E adesso ne ho altri quattro in serbo, diciamo, che stanno venendo fuori così. Però vediamo se usciranno. Sono quattro da mettere a posto. Se esco con quattro libri di colpo, non do il mercato. Vabbè, comunque. Questo è comunque invece noi dobbiamo trovare, diciamo, un concetto di fondo che è quello di riuscire a superare quelli che sono, diciamo, i nostri blocchi interiori, avere successo. Significa tetralogia. Basta che non sia come si chiama lì? La tetraprelgia. Quindi questo è un punto fondamentale, no? I libri li trovate su Amazon, i libri li trovate su Amazon o li trovate nelle librerie, Ingegneria della seduzione, A me il cuore, please. Comunque, detto questo, la vita alla fine è la capacità di conquistare se stessi. La vita è la capacità di conquistare se stessi ed è un qualcosa di fondamentale, no? La capacità di conquistare se stessi. Perché se noi impariamo a conquistare noi stessi, impariamo, diciamo, a ottenere dei grandi risultati. Poi ovviamente possiamo osservare
quello che fanno gli altri.